C'è grande attesa per la gara 1 di finale di domani del campionato di divisione nazionale B Girone C. I ragazzi della Fortitudo Agrigento si giocheranno il tutto per tutto contro la formazione della Liomatic Viola Reggio Calabria. Così come nella sessione regolare di questo campionato, i biancazzurri stanno dominando anche nella fase playoff, raggiungendo gli obiettivi senza disputare gara 3, la cosiddetta bella. Domani coach Franco Ciani avrà tra l'altro a disposizione l'intero roster, il che gli permetterà di mettere in campo, come di consueto, una dinamica turnazione dei suoi giocatori e cambiare di volta in volta i meccanismi di difesa nonché le forze in attacco. Dal canto loro i calabresi giungeranno al Palasport Empedoclino con molta determinazione dopo la vittoria con il Martina Franca. Ora dobbiamo vincere contro Agrigento, una squadra che ha dimostrato la sua forza dalla costanza che ha avuto, ha commentato il direttore generale della Viola Gaetano Condello. Oggi abbiamo una squadra diversa rispetto a quella con cui abbiamo giocato ad Agrigento e al di là della tecnica è molto importante l'entusiasmo che si sente nello spogliatoio. Abbiamo lavorato benissimo, andiamo a giocarci la nostra partita, ha proseguito. Per il direttore sportivo della Fortitudo Christian Maier, quella di domani è una partita chiave. L'appuntamento quindi per gara 1 è alle 18 al Pala Moncada. Gara 2 invece si giocherà giovedì 7 giugno alle 20:30 al Pala Botteghelle di Reggio Calabria. Per la trasferta il presidente Salvatore Moncada ha messo a disposizione dei pullman per tutti i tifosi. Gli interessati potranno inviare una mail all'indirizzo info@fortitudoagrigento.it entro e non oltre lunedì prossimo. E in caso di parità poi verrà la bella domenica 10 giugno alle 18 nuovamente al Pala Moncada di Porto Empedocle.